Mi ricordo che sono andato a Roma e c'è il Naviglio Adigetto segnato sulle carte e c'è la divisione di Costa e Costigliola. Giocavamo a rimpiattino, a nascondino, diciamo, e dopo giocavamo con allora in dialetto lo chiamavamo il bindecche. E oppure partivamo da scuola con la trottola di legno e la frusta e arrivavamo in piazza. Dopo giocavamo a banditi perché c'erano i primi film di Cappa e Spada e allora c'erano i pirati, eccetera, e il canale d'inverno era sotto e c'erano i passi, cioè facevano delle aiuole dove un passo dopo l'altro si passava il canale che aveva un corso d'acqua di 10 centimetri. E lì facevamo le scorrerie di qua e di là dell'argine con queste spade che erano pezzi di legno dove alla sera avevamo le mani maltrattate, distrutte. Una volta ci trovavamo in piazza e eravamo un gruppo, pensi che avevamo noi un gruppo di amici che eravamo in 15-16 e eravamo sempre assieme. Andavamo in costume da bagno a pescare con la rete. Prendevamo il pesce e lo friggevamo in campagna. Questo era il divertimento più grande di Ferragosto perché chi faceva le ferie una volta? Si diceva che si andava a pescare a palpetto, cioè palpando il fondo, eccetera, e pescavamo pesce gatti, tinche, qualche anguilla se riuscivi a tenerla e buttarla su dalla riva. C'era il bacino qui dello zuccherificio che era circondato da tutte le praticamente alberi da frutto. Sempre avevamo sempre le canottiere piene di amoli. Durante la campagna dello zuccherificio, allora c'erano i carretti, i cavalli con i rimorchi, i piccoli rimorchi con le barbabietole che andavano a consegnare il zuccherificio. Allora passavano e attraversavano il paese. C'era un palo con un chiodo piantato in testa. E allora sul rimorchio si faceva così, si piantava sulla barbabietola e si tirava giù. Ci rincorrevano, ma era più un gioco, correvamo più forte noi. C'era il canale che divideva. C'era il vecchio parroco, Don Enos, che si metteva sul ponte col sigaro e guardava la piazza. Quando hanno fatto l'ora regale, lui in chiesa ha detto: dobbiamo cambiare l'ora. Se voi, cioè, il paese dei contadini, cioè la parte predominante erano i contadini, se voi a che ora vi alzate col sole e andate a letto subito dopo che il sole è andato giù, bene, dice, e allora noi teniamo l'ora solare. Perciò suonava a mezzogiorno a Costa e dopo un'ora suonava a mezzogiorno a Costiola o viceversa. Per me Costa era casa. Tornare ai paesi non è per sistemarsi, ma per visitare i ragni, per raccogliere le more, per incantare la morte, distrarla dal suo lavoro. I paesi hanno senso, come chiese di una nuova religione.